Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Punto, la trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Come sempre, 28 minuti insieme a due consiglieri regionali che andiamo subito a conoscere per questa puntata e sono Francesca Peppucci della Lega, tra l'altro presidente della commissione d'inchiesta per la verifica delle condizioni di inquinamento dell'area ternana e narnese. Ci sarà una domanda chiaramente anche su questo, e Andrea Fora, che è il capogruppo del Patto Civico per l'Umbria. Benvenuti sia a Francesca Peppucci che ad Andrea Fora in questa trasmissione. Cominciamo da Francesca Peppucci con un quadro, diciamo, una prima pagina che poi approfondiremo anche successivamente. Sulla situazione sociale e sanitaria. Non partiamo da quella sanitaria, ma partiamo da quella sociale, anche perché è un ambito dove sia Francesca Peppucci sia Andrea Fora spesso intervengono con atti all'interno dell'Assemblea legislativa. Francesca Peppucci, prima di parlare di sanità, allora, a livello sociale, come possiamo definire la situazione attuale? Allora, in generale, la situazione in Regione Umbria mostrava dati drammatici già da prima della pandemia. Ricordiamo che usciamo da una crisi del 2008 che ci ha fortemente colpito, ma dalla quale insomma, stiamo uscendo e non siamo realmente mai usciti, insomma, per poi non dimenticare il sisma del 2016 che è stato un altro importante evento per la nostra regione, con effetti negativi in termini di turismo e di conseguenza anche di produttività e forza delle nostre imprese. La situazione è andata chiaramente ad aggravarsi con l'evento del coronavirus, dove le famiglie e imprese ne hanno tanto, tantissimo risentito i giovani e sicuramente le persone con fragilità, le persone con disabilità hanno ulteriormente sentito il peso di questa situazione. È chiaro che è necessario intervenire appunto con misure dirette per rispondere alle esigenze di queste categorie. La Regione Umbria, sin da subito con le proprie risorse, ha cercato di intervenire con appunto bandi e interventi mirati. È chiaro però che la Regione Umbria da sola non può fare tutto da sola, perché le risorse della Regione effettivamente poi sono risorse limitate rispetto a quelle che sono le reali esigenze della popolazione. E per questo si è visto un grande cambio di passo anche con il governo Draghi, dove sia in termini di quantità di risorse, ma anche di regole, insomma, c'è stata una maggiore flessibilità. Ecco. Quindi speriamo che questo governo continui su questa direzione, con un confronto costruttivo con le regioni, affinché proprio, ecco, noi come regione possiamo sempre più rispondere alle esigenze della popolazione. Bene, allora andiamo da Andrea Fora. Il tema sociale, Fora, dicevo prima, l'ha toccato spesso lei, no? Con i suoi atti, siano stati ispettivi che di proposta, no? Mozioni, eccetera. Allora, oggi diciamo, è il primo giorno di Umbria Regione Bianca. Stiamo registrando questa trasmissione, oggi è lunedì 7 giugno. Per cui diciamo che riprende, tra virgolette, la vita vicina alla normalità, ancora ci sono chiaramente diverse norme da seguire, però cosa può cambiare? Cosa è stato, cosa è oggi e come può cambiare proprio la gestione del sociale a 360 gradi fora? Beh, intanto buongiorno a tutti, bentrovati, buongiorno anche alla collega Peppucci. Guardi, il sociale purtroppo è il clamoroso assente di questa legislatura. Io, come sa chi mi un po' conosce, non amo essere
Non amo contrastare e invece in molte occasioni le cose anche buone che fa questa maggioranza, quando le fa, sono il primo a verificarle e a compiacermene. Il sociale è un assente totale dalla programmazione regionale. Lei oggi accennava che parte per l'Umbria una sfida nuova di cui siamo tutti felici, essendo da oggi zona bianca. Purtroppo, nel mentre riapriamo, il dato Caritas dell'Osservatorio sulle povertà di 2 settimane fa ci dice che una persona su 8 in Umbria vive oggi con un reddito inferiore a 1000 euro. Significa che i nuclei familiari interi in Umbria oggi sono sotto la soglia della povertà assoluta, cioè non arrivano alla fine del mese. Ora, è vero, come dice la consigliera Peppucci, che non tutto riesce a fare la Regione Umbria, ma io dico almeno partiamo, facciamo qualcosa, diamo un segnale. Sono mesi che ormai io interrogo costantemente l'assessore Coletto su questo tema, e cioè su cosa fa la Regione Umbria rispetto alle povertà. 6 mesi fa mi è stato risposto che si stava costituendo un osservatorio. Un mese fa mi è stato risposto in consiglio regionale che si stava costituendo un osservatorio. Non c'è purtroppo più tempo per osservare, bisogna intervenire. Ci sono, non lo dico io, lo ha richiamato il cardinale Bassetti, lo hanno richiamato le associazioni di volontariato. C'è un fenomeno della povertà dilagante su cui questa regione deve costruire una delle programmazioni più importanti di questo tempo storico. E purtroppo io devo constatare, e non me ne compiaccio, che su questo tema non si sta facendo assolutamente nulla. Allora, riparto da fora, riparto da lei, poi parliamo di sanità, però il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso ormai PNRR, come può intervenire a livello, diciamo, di tematiche legate proprio ai problemi del sociale? Perché poi chiaramente verranno fuori problemi molto più importanti nel momento in cui verrà. Si andrà oltre al blocco dei licenziamenti e quindi si entrerà in un contesto sicuramente più difficile. Ecco, il PNRR in questo campo, secondo lei, come deve agire, e cosa può fare per alleviare queste problematiche? La stessa domanda poi è per Francesca Peppucci, Fora. Ma ci sono alcune linee nazionali che sono già previste rispetto agli interventi sulla povertà. Ci sono alcune linee di sostegno per l'accesso alla ripartenza delle scuole, all'associazionismo, al terzo settore. Credo che più che sul PNRR, molto potrà fare la prossima programmazione del Fondo Sociale Europeo, che è destinata specificatamente a questo tipo di interventi. Noi abbiamo bisogno però di interventi urgenti, perché la programmazione prossima non partirà prima della fine dell'anno o nell'anno prossimo. Le famiglie non arrivano alla fine del mese, fra un mese, quando, come lei diceva, verranno sbloccati i licenziamenti e avremo un fenomeno molto più dilagante di quanto non lo sia oggi di povertà estrema. Per cui, in attesa della programmazione dei fondi europei e dei fondi nazionali, c'è bisogno di un intervento immediato di questa regione, che purtroppo, come ripeto e come ho detto prima, non vedo anche nella bozza di PNRR Umbria, che è stato consegnato al governo da parte della giunta regionale. Non c'è alcuna traccia di interventi sul sociale. E questo io penso e spero che tutti insieme, anche in consiglio regionale, possiamo essere di stimolo alla giunta affinché sia un tema da mettere all'ordine del giorno subito. Francesca Peppucci, chiaramente questo è un tema che sicuramente preoccupa, no? Chi è chiamato ad amministrare ad ogni livello, il governo nazionale, la regione, gli stessi enti locali, insomma, per guardare al dopo Covid, al dopo emergenza con ottimismo. Diceva Fora, le risorse per quanto riguarda, al di là del PNRR, dal fondo sociale, insomma, proprio quello previsto ad hoc. Lei come vede il futuro dell'Umbria e quali dovranno essere, secondo lei, le priorità per alleviare questi problemi?
Ma ricollegandomi comunque anche un po' alla domanda che è stata posta al collega Fora, sicuramente quella del PNR è una grandissima opportunità che noi come Regione Umbria dobbiamo sfruttare al meglio. Questo perché questa è l'occasione proprio per rilanciare la nostra regione. E tutti gli interventi, come è stato detto poi anche più volte dalla Presidente Desei, che non potranno essere contenuti e previsti all'interno del PNR dovranno trovare una diversa collocazione. Qui appunto, giustamente, come si diceva, è importantissima anche la programmazione comunitaria. È chiaro che noi dobbiamo tornare a pensare ad una regione dove, e parlo da consigliere anche più giovane dell'Assemblea legislativa, dobbiamo iniziare a pensare ad una regione dove i giovani possano restare. Vivere, fare famiglia, fare impresa. È stato detto più volte, la nostra regione ha una importante università, un'università dove vengono ragazzi a studiare da tutte le parti d'Italia. Ecco, noi dobbiamo dare l'opportunità non solo di venire a studiare qua in Umbria, ma anche di restare in Umbria, di lavorare in Umbria, di fare famiglia. E il PNR sicuramente è una grande occasione, un'occasione dove ci sarà un grande impulso per le imprese, per il lavoro. È chiaro che dovremo tenere conto anche dei tempi di esecutività perché entro il 2020, 2026 questi interventi dovranno essere non solamente realizzati ma anche rendicontati, ma una grande opportunità perché noi dobbiamo guardare ad un'Umbria più efficiente anche a livello di trasporti e non dimentichiamo il ruolo fondamentale che possono avere questi fondi anche per la Ferrovia Centrale Umbra, un tema del quale io mi sto molto Poi ci occupando arriviamo, poi ci arriviamo, Peppucci, ormai anche da sul, su, sui anni. trasporti. Riparto invece da Ecco. lei, per quanto riguarda, così andiamo in ordine rispetto alla scaletta iniziale, per quanto riguarda, diciamo, il tema sanitario, abbiamo toccato quello sociale, tocchiamo quello sanitario, indubbiamente l'emergenza ha messo a dura prova un po' tutto il sistema, compresa la rete ovviamente ospedaliera. Allora, il suo giudizio ad oggi e cosa deve cambiare da oggi, cosa significa essere Regione Bianca, cosa deve cambiare al di là della impostazione di uno sviluppo economico e via dicendo, ma c'è anche una rivisitazione, no, di quello che è l'organizzazione, ecco, dal punto di vista sanitario. Allora, la Regione Umbria sicuramente ha dovuto tanto lavorare anche dal punto di vista sanitario per gestire l'emergenza e quindi i malati Covid. Ricordiamo che siamo partiti con solamente 59 posti di terapia intensiva su una popolazione di 800.000 abitanti, quindi la Regione ha dovuto da subito iniziare a lavorare per aumentare questi posti di terapia intensiva per rispondere alle esigenze della popolazione, perché noi non possiamo permettere certamente che gli umbri siano costretti ad andare fuori regione a curarsi anche appunto dal Covid. Sono stati fatti degli interventi importanti, ricordiamo che è stato fatto Covid Hospital l'ospedale della Media Valle del Tevere, l'ospedale San Matteo di Spoleto, ma in generale tutte le strutture ospedaliere della Regione Umbria sono state interessate alla gestione dei malati Covid. Oggi parte proprio dall'ospedale Media Valle del Tevere la riattivazione, la riapertura di alcuni servizi, quindi pronto soccorso e così via. Mano a mano ripartiranno, ci sarà una graduale riapertura dei servizi esistenti, così come è accaduto l'apertura del pronto soccorso qualche giorno fa all'ospedale di Spoleto. Quindi dobbiamo in una qualche in maniera cercare di tornare alla normalità anche con i nostri servizi ospedalieri, cercando anche di recuperare le prestazioni che purtroppo sono rimaste anche indietro perché ricorderete tutti quanti, siamo partiti in una situazione dove non sapevamo cosa stavamo affrontando un anno e mezzo fa e sappiamo perfettamente che gli ospedali venivano chiusi, non Certo. c'era difficoltà di accesso.
per le prestazioni più importanti. Dobbiamo assolutamente recuperare e lo stiamo facendo. E quindi oggi è una grande notizia, ripartono gli servizi dell'Ospedale Media Valle del Tevere, lo ribadisco perché da tudente, diciamo, mi vedo particolarmente coinvolta su questo e sicuramente, ecco, il Bene. passo fondamentale sarà poi il piano sanitario regionale che dovrà definire in generale tutta la rete ospedaliera e andando sempre più a incentrarsi sui servizi appunto alla persona più Bene. vicini sempre di più al territorio. Allora, questo è un documento sicuramente importantissimo per progettare la sanità dell'Umbria del dopo Covid. Fora, abbiamo ascoltato il giudizio di Francesca Peppucci, ascoltiamo anche il suo rispetto alla gestione dell'emergenza sanitaria e rispetto anche a quello che si doveva fare e non si è fatto, o comunque invece che si è fatto bene, dato che lei inizialmente sottolineava il fatto che quando la Giunta fa le cose fatte bene, lei glielo riconosce. Allora, cos'è invece che riconosce alla Giunta la cosa meno fatta bene, diciamo così, se mi passa questo passaggio? Fora. Ma che fossimo impreparati a gestire il Covid, credo che sia ovviamente sotto gli occhi di tutti, come lo sono state tutte le regioni d'Italia e come lo era il mondo intero. Che il sistema sanitario della regione Umbria scontasse il ritardo di alcuni presidi e delle terapie intensive che sono state potenziate solo nell'emergenza, anche questo è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Credo che la cosa su cui si debba lavorare molto di più invece e su cui si è lavorato e si sta lavorando meno è la riattivazione dei servizi ospedalieri, ma anche e soprattutto direi il comunicare in maniera chiara e trasparente alla cittadinanza umbra come verrà riattivato il sistema ospedaliero. Noi stiamo rincorrendo i territori e le istanze dei cittadini dei singoli territori dove sono presenti soprattutto gli ospedali. Io ieri ero a Todi, come ha richiamato prima la consigliera Peppucci, ma le stesse istanze arrivano da Umpertide, arrivano da Orvieto, arrivano da Terni. Segno che non ci sono cittadini contro la giunta che manifestano per il gusto di manifestare, ma perché non hanno chiaro quando verranno riattivati i servizi, in che tempi e in che modalità. Questo penso sia l'impegno più importante su cui questa giunta sta mal lavorando, e cioè la comunicazione attraverso la quale i cittadini vengano garantiti che i servizi vengano riattivati tutti in tempi chiari, definiti, perché non c'è una programmazione purtroppo che ad oggi rende chiaro anche a noi consiglieri in che modalità verranno ripristinate, come diceva la consigliera prima di me, tutti quei servizi ordinari che per un anno e mezzo sono stati sospesi dai livelli ospedalieri. Aggiungo per ultimo che oltre agli ospedali noi dovremo concentrarci tantissimo, anche questo dato non mi pare presente nell'attuale programmazione della Giunta, sul territorio. Addirittura nelle linee guida del Libro Bianco si parla di diminuire il numero dei distretti territoriali, quando il Covid, se una cosa ce l'ha insegnata, ci ha insegnato che c'è bisogno di più medicina territoriale, di più servizi sanitari territoriali, perché questo decongestiona anche gli ospedali Bene. nei momenti di emergenza. Allora, abbiamo più soltanto 10 minuti. Prima Francesca Peppucci ha inserito, diciamo, i trasporti, che è una delle parti importanti per la ripresa economica, no? Del nostro PIL, dei territori, insomma, regionali. Allora, qui in questo caso il PNRR può aiutare molto dal punto di vista infrastrutturale e quindi fora dall'occupazione, no? Dal lavoro che può dare, comunque da una rinascita che insomma, speriamo possa avvenire realmente. Le previsioni, diciamo, sono abbastanza ottimistiche a livello nazionale e europeo. Sarà così anche per l'Umbria? Poi vado da Francesca Peppucci.
Beh, anche qua che il gap infrastrutturale della nostra regione sia storico e l'isolamento attraverso cui la logistica merci, scambio di servizi abbia fortemente penalizzato lo sviluppo della nostra regione nel passato, mi pare anche questo evidente e non è colpa della Giunta Tesei, è responsabilità della Giunta Tesei mettere al centro una programmazione anche qui chiara, condivisa con il territorio e le comunità delle infrastrutture e delle priorità su cui investire. Un buon segnale mi pare arrivi dal governo che ha inserito nel PNRR alcune infrastrutture fondamentali per la nostra regione, tra cui la Orte Falconara. Ce ne sono altre che sono in fase di discussione. C'è un gran parlare, credo che i cittadini lo intercettino, del famoso nodino di Perugia, su cui io ho un approccio molto laico. Se non si vuole fare, si trovi un'alternativa, ma non si può sempre tutto solo risolvere con i no a prescindere da parte di legittime istanze territoriali. Il nodo fondamentale, non solo del nodino, ma è quali infrastrutture la regione può finanziare immediatamente, perché c'è un tema di coperture finanziarie attraverso l'impegno del PNR nazionale. Sappiamo che i progetti del PNR devono essere cantierati e rendicontati entro il 2026, quindi devono essere immediatamente esecutivi e su questo noi ci giocheremo una delle sfide più importanti per il rilancio anche economico della nostra Certo. regione. Allora, Francesca Peppucci, ecco, inseriamoci proprio in questo argomento, no? Cosa sarà l'Umbria di domani? Lei ha i suoi coetanei under 30, lei diceva prima e lo sottolineava essere la consigliera più giovane di questa assemblea legislativa. Cosa dice? Perché poi incontrerà sicuramente i suoi coetanei. Per farli essere ottimisti rispetto al futuro e soprattutto lei lo è ottimista? Io sono ottimista, sì. Io voglio essere ottimista, perché io amo l'Umbria, voglio vivere in Umbria, voglio che la mia regione sia una regione sempre più bella, attrattiva, perché già lo è. E purtroppo nel corso degli anni la regione Umbria è stata messa, diciamo, un pochino in secondo piano. È difficile raggiungere la regione Umbria, prima lo diceva il collega Fora, raggiungere l'Umbria è impossibile. È paradossale che io a Todi per raggiungere Perugia non ho un treno. Questioni, fa cose del terzo mondo personalmente. Quindi noi dobbiamo cercare un po' di rilanciare la regione Umbria e lo possiamo fare tutti quanti insieme e credo che i giovani appunto possano essere il motore per la nostra regione, anche perché i giovani ormai non fanno più figli, quindi noi dobbiamo anche in una qualche maniera mettere nelle condizioni di i giovani, le giovani coppie di poter fare figli, di poter vivere nella nostra regione come dicevo prima. Ecco, io credo che noi dobbiamo in una qualche maniera puntare anche sulla fiducia che può passare anche con questi fondi, con le nostre misure che stiamo portando avanti. E quindi ecco, questo è quello che io mi sentirei di dire ai giovani, perché non dobbiamo mollare, non dobbiamo certamente abbandonare la nostra regione perché non dà opportunità. Queste opportunità noi dobbiamo crearle chiaramente in maniera concreta, dando la possibilità di portare avanti le idee che poi effettivamente sono la base del nostro futuro. Quindi, questo è quello che io personalmente mi sentirei di dire ai miei coetanei. Quindi ottimismo e andare avanti, insomma, per fare un'Umbria più bella, no? Sì. Allora, per fare un'Umbria più bella c'è bisogno anche, dato che l'Umbria è il cuore verde d'Italia, questo, diciamo, è l'immagine, no? Che noi conosciamo da tanti anni, che rappresenta, che vorrebbe rappresentare la nostra regione. Francesca Peppucci, lei è presidente della commissione d'inchiesta istituita dall'Assemblea legislativa per la verifica delle condizioni di inquinamento dell'area ternana e narnese. Sta portando avanti nelle ultime settimane diverse audizioni per capire la situazione in questo ambito, sottolineando, ecco, andando anche oltre all'area ternana e narnese, che proprio l'ambiente diciamo, rappresenta
Il motivo principale per cui, al di là dell'arte, la cultura, l'enogastronomia, il paesaggio, che sono tutti altri passaggi chiaramente importanti, ma che si legano comunque a questo argomento, qual è la situazione reale che lei sta, diciamo, guardando attraverso, queste, audizioni e cosa si può migliorare? Allora, l'Umbria, cuore verde d'Italia, assolutamente sì. Purtroppo noi abbiamo nella nostra regione l'area del Ternano del Narnese, che è una delle zone più inquinate della regione, della nostra Italia. E quindi noi in una qualche maniera dobbiamo lavorare per colmare e risolvere queste criticità. Abbiamo iniziato delle audizioni, stiamo collaborando con la Commissione parlamentare Eco Reali, che abbiamo incontrato, che ci ha fornito delle importanti documentazioni. Per ora abbiamo audito l'assessore Roberto Morroni, gli enti territoriali, quindi le amministrazioni di Terni, Narni, provincia, e proseguiremo poi con il prefetto, ARPA e tutti i portatori di interesse. È chiaro che stanno emergendo delle grandi criticità che purtroppo vanno avanti da anni e che interessano quel territorio, in particolare la qualità dell'aria, dopodiché la questione delle bonifiche, il ruolo centrale che sicuramente ha AST e diciamo tutto. Imprese, l'industrializzazione che nel corso degli anni ha visto quel territorio, ha inciso tantissimo sulla condizione ambientale. Noi proseguiremo i lavori e vedremo anche, cercheremo di approfondire gli aspetti Bene. poi della salute dei cittadini, perché oltre a guardare una regione che sia bella e pulita, vogliamo poi effettivamente guardare quali sono gli effetti e le eventuali conseguenze che si sono mostrate e che si possono mostrare sulla salute dei cittadini di quell'area. Quindi effettivamente la situazione è difficile, stanno emergendo diverse questioni e puntiamo comunque sia entro la fine dell'anno, insieme ai commissari, di terminare il ciclo di audizioni così da portare la relazione in In aula. Questo è assemblea. quello che Allora, cerchiamo di fare. Andrea Fora, siamo quasi in conclusione, però anche a lei, no? L'ambiente è uguale salute, uguale turismo, uguale economia, possiamo definire così, no? E l'Umbria proprio sull'ambiente punta da sempre. Qual è il suo giudizio? Ma l'Umbria deve necessariamente fare leva sui principali valori attrattivi che contiene come regione e non possono che essere l'ambiente e la cultura. Patrimonio artistico, patrimonio paesaggistico sono i due driver su cui la nostra regione deve rilanciarsi. C'è bisogno, soprattutto sul piano economico, di un progetto e di una visione strategica. Ancora oggi io vedo tanti interventi spot, tanti piccoli rivoli di contributi che vanno ad alimentare singoli progetti, come per la verità succedeva anche un po' nel passato, senza che questo entri a far parte di una strategia importante. L'assessore Agabiti su questo fronte mi pare che abbia avviato un ragionamento sul come rilanciare un brand Umbria, sul come ripensare complessivamente l'Umbria in Italia e nel mondo. Ricordiamoci che siamo una regione di 800.000 abitanti e che per rilanciarla dal punto di vista dei mercati internazionali e del brand non possiamo che fare sistema complessivamente. Questo un po' è mancato nel passato e spero che l'impegno della Giunta sia quello del non continuare a favorire tante piccole istanze particolari dei singoli territori, sebbene tutte legittime, ma che questi entrino a far parte invece di un progetto di sistema che rilanci l'Umbria nel mondo. Noi abbiamo bisogno come il pane di questa roba e ne hanno bisogno le aziende e i nostri territori. Allora, in 30 secondi, Fora, poi Francesca Peppucci. Come sarà l'Umbria del dopo Covid? Come la immaginate? Immaginiamo un'Umbria, diciamo, tra 5 anni, non adesso perché poi bisogna comunque, no, anche se il Covid speriamo ci lasci quanto prima. L'Umbria tra 5 anni, come l'immaginate? Fora e poi Peppucci.
L'Umbria fra 5 anni sarà un'Umbria più bella di quella di oggi. Io sono ottimista e sono ottimista soprattutto perché voglio far leva sulla grande laboriosità degli Umbri. Gli Umbri sono un popolo laborioso che è riuscito a uscire da tantissimi drammi, dal terremoto, da tanti altri purtroppo eventi disastrosi che hanno caratterizzato la nostra regione più forte di prima. E ovviamente la politica ha le sue responsabilità e dovrà affiancare la laboriosità degli Umbri con interventi importanti e con una lungimiranza che spesso la politica non ha perché lavora sul breve termine, perché vuole ovviamente provare a incanalare consenso per le prossime elezioni. Gli interventi di cui abbiamo bisogno oggi invece si potranno vedere realizzati fra 5-10 anni, quindi dobbiamo avere una visione, Bene. ecco. Però sarà un'Umbria più bella, Allora, sicuramente. sarà l'Umbria più bella, ne è convinto Andrea Fora, Francesca Peppucci, anche lei è convinta, eh? La Regione Umbria uscirà da questa situazione particolarmente colpita, ma come è sempre appunto ha saputo dimostrare, gli Umbri sono una popolazione forte che sa reagire comunque agli eventi difficili che si vengono a creare. Quindi auspico e so che gli Umbri faranno la loro parte, così come lo hanno fatto in questo anno e mezzo di pandemia. È necessario, chiaramente, saranno necessarie delle misure adeguate a rispondere a quello che oggi ci sta accadendo, con un'ottica appunto di programmazione prospettiva da qui ai prossimi, non 10 anni, probabilmente ai prossimi 30 anni. Certo, certo. Quindi vedere e programmare un'Umbria più forte, un'Umbria più competitiva, un'Umbria più produttiva, un'Umbria che sappia in una qualche maniera attrarre e essere indipendente, ecco. Bene, allora noi non abbiamo più altro tempo, abbiamo anche sforato di qualche secondo. Io ringrazio i due consiglieri che ci hanno fatto compagnia in questa puntata e sono Francesca Peppucci della Lega e Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria. Li rincontreremo chiaramente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane in altre trasmissioni, chiaramente con interlocuzioni diverse, con come dire, accoppiate in questo caso. Per il confronto politico e amministrativo con altri consiglieri. Grazie per essere stati con noi, ringraziamo anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.